Sono Emanuele Cigliuti, ho 43 anni, sono nato in realtà fuori Chivasso, ma ho sempre vissuto, ho fatto le scuole qui a Chivasso e poi dopo mi sono spostato prima a Milano, poi a Roma, dove vivo da 8 anni e, come mi piace sempre definirmi, sono un chivassese prestato al mondo. Mi occupo di comunicazione, ho iniziato a lavorare con una ditta di eventi per le Olimpiadi del 2006 e poi dopo mi sono sempre occupato di comunicazione istituzionale e negli ultimi anni come portavoce addetto stampa, adesso sono social media manager del Ministero dello Sviluppo Economico, una bellissima esperienza che per me è un po' un ritorno al passato perché avevo già lavorato per due ministri all'epoca dello sviluppo economico. Di essere tornato a casa. Quando torno nelle mie vie, quando vedo le mie persone, quando vedo alcuni visi che anche magari senza conoscerli ma so che sono sempre lì, mi sento a casa. Cioè, comunque, dovunque sono andato, io ho sempre pensato e penso che Chivasso sia il posto dove prima o poi tornerò. Perché quando uno cresce, i miei amici sono qua, cioè io ogni volta che vengo a Chivasso, una delle prime cose che non ho ancora fatto questa volta è andare dalla mia maestra delle elementari. Cioè i miei rapporti più forti sono a Chivasso e quindi per me sono legatissimo a questa città. È una città che secondo me ha perso un pochino di visione, ha perso un po' quel suo essere punto di riferimento di tutta una zona che nel passato l'ha fatta grande e secondo me in questo momento è un po' una città che non sa quale potrebbe essere il suo futuro e quindi secondo me la trovo una città un po' seduta. Come nel passato lo erano state altre città vicine, però in questo momento avverto che sia Chivasso che ahimè abbia questa lacuna nell'immaginare il suo futuro. Quando sento parlare bene di chivassesi come Cabi o che tra l'altro io non sono su TikTok perché incomincio ad avere una certa età e quindi devo dirvi che su TikTok mi manca, però sono molto contento e Cabi secondo me è un bel esempio di come sta cambiando Chivasso e di come Chivasso ha sempre integrato tutte le persone che arrivano. E c'è il caso di Cabi, ma ci sono anche tanti imprenditori, c'è per esempio Atik che prima vendeva rose, è stato picchiato a Chivasso, ma lui ha scelto di rimanere e adesso ha una sua attività. Ecco, questa secondo me sono gli esempi positivi di Chivasso e di quello che Chivasso può fare per il futuro. Anche Pecco, ci sono tante cose positive che i nocciolini, quando qualcuno mi dice parlo dei nocciolini di Chivasso, io vado in un brodo di giuggiole quando mi parlano bene di Chivasso e sono fuori Chivasso. La torteria e 'Ndrangheta, non le mettere insieme, però sono due cose che hanno ahimè fatto conoscere Chivasso, un lato brutto di Chivasso. L'Ndrangheta non c'è solo a Chivasso, ahimè, non è una cosa che abbiamo solo qui. Certamente alcune inchieste, non sono certamente una sola, hanno fatto venire fuori un brutto substrato, una brutta commissione tra politica e 'ndrine calabresi. Non sono i calabresi, ritorno un po' a quello che ho detto prima di Cabi e Atik. I calabresi hanno fatto tanto per Chivasso, se oggi siamo una città molto sviluppata è anche grazie a tanti calabresi che sono venuti nei decenni scorsi a Chivasso, quindi non sono tutti mafiosi. Qualche mela marcia c'è e ringraziamo le forze dell'ordine, la magistratura che è sempre molto vigile sul nostro territorio. Mi sarei aspettato dalla nostra amministrazione comunale un qualcosa di più che un semplice comunicato. Devo dire che mi sarei aspettato, e l'ho anche chiesto al sindaco, di tutelare il suo nome e quindi anche quello di Chivasso, ahimè non è arrivato. Mi spiace perché la politica, come io la intendo e come io la servo in tutti i ruoli che cerco di fare nel migliore dei modi, ha anche bisogno di gesti di esempio. La torteria è un po' diventato un luogo di aggregazione di una serie di persone che non la pensano assolutamente come il sottoscritto, che pensano che il vaccino sia il male del mondo, e io non penso assolutamente così.
Io penso che in questo momento per 16-17 mesi tante attività, comprese la torteria, tanti bar, tanti ristoranti sono rimasti chiusi e seppur nella sofferenza, seppur non guadagnando, seppur in situazioni a volte davvero tragiche e drammatiche, hanno rispettato le regole. Il rispetto delle regole non è qualcosa che possiamo decidere noi se fare o non fare. Andiamo in macchina e tutti abbiamo la patente. C'è qualcuno che è magari più bravo anche di qualche patentato a guidare, ma ormai è ovvio che per guidare tu hai bisogno della patente. Quindi certe regole ormai sono entrate nell'uso comune e secondo me anche quelle legate al Covid dovranno farlo. Mi spiace che Chivasso sia diventata un po' il centro di tutta una serie di persone negazioniste, perché secondo me mancano di rispetto a quelle tante persone che sono morte, a quelle tante persone che hanno rischiato con la loro vita, ai medici, agli operatori sanitari, per curare quelle persone, e alle tante aziende che, come la torteria, hanno chiuso, non hanno potuto guadagnare, hanno dovuto tirare fuori dei soldi dalle loro tasche. E secondo me anche qui l'amministrazione comunale doveva muoversi prima. Secondo me la torteria andava chiusa prima che il caso diventasse nazionale. E invece, come sempre, abbiamo nicchiato. E ora lo paghiamo, anche in termini, secondo me. Adesso è inutile che andiamo a fare delle pseudo atti di inutili alla torteria. Secondo me andava fatto altro all'inizio e anche forte, sì, anche forte. Io vorrei ricordare che ci sono imprese che per 14-15 mesi non hanno lavorato, hanno lavorato di meno, hanno visto i loro incassi notevolmente ridotti. Io penso che tutta la politica debba, tutte le istituzioni debbano grande rispetto a queste attività. E mi spiace molto quello che è successo, mi spiace molto anche la reazione dei colleghi di questi due consiglieri, perché davanti a questo revanchismo bolscevico, io l'ho chiamato, di alcuni consiglieri, non ci possono essere mezze misure. Quindi anche lì mi sarei aspettato che ci fossero reazioni diverse da parte dell'amministrazione comunale. Si dice spesso che io sia pronto a scendere in campo, si diceva già 4 anni fa. Io sono un liberale, sono un chivassese prestato al mondo, come mi piace dirlo, quindi non mi dispiacerebbe, non lo nascondo, però solo se c'è forte un progetto unitario del centrodestra e se c'è la voglia di vincere. Sono tanti i dossier che sono rimasti fermi in questa città e innanzitutto però manca una filosofia di base, ed è questa che vorrei trasmettervi: la visione di città. Secondo me dobbiamo spiegare ai nostri cittadini come immaginiamo Chivasso tra 10 anni. Siamo usciti dal Covid, bisogna ripensare completamente la sanità territoriale, e per fortuna il sindaco che ci sarà non avrà più a che fare con tanti tagli di bilancio, ma ci saranno alcune opportunità, però bisogna saperle cogliere. Casa della salute, case per la cosiddetta senior housing, cioè quelle case per persone di una certa età non più autosufficienti che però possono ancora vivere da soli. Sono tutta una serie di sfide bellissime in cui secondo me possiamo eccellere, perché ci sono già tante realtà del territorio da valorizzare. Ecco, però la funzione del sindaco è quella di essere il direttore d'orchestra. Bisogna far suonare tutti insieme un medesimo spartito. Ecco, lo spartito è la visione di città che noi abbiamo in mente. Deve essere secondo me una persona intraprendente, una persona che sia capace di mettere in rete conoscenze locali, nazionali, ma anche internazionali. Perché non bisogna sempre, io dico sempre questa cosa, non bisogna sempre inventare la ruota. A volte bisogna soltanto riuscire a capire quelle che sono le best practice di altri comuni, e ce ne sono tante fortunatamente, e applicarle.
E quindi secondo me bisogna avere le antenne pronte, bisogna essere recettivi, bisogna essere, avere la capacità di fare rete, di fare poi sintesi ovviamente, ma basta soltanto andare a parlare con tante persone chivassesi, ma ci sono chivassesi che so che hanno un ruolo fondamentale alla Commissione Europea, ci sono aziende chivassesi che sono assolutamente di nicchia, ma delle aziende super specializzate. Ecco, basta iniziare ad andare a chiedere a loro che necessità hanno, e secondo me verrebbero già fuori tanti progetti per la città. Io penso che amministrare durante il Covid sia stato difficile per tutte le amministrazioni. Quella chivassese, secondo me, ha gestito, si è limitata però a gestire alcune cose benino, alcune cose secondo me anche in modo pessimo, l'ordinario. Cioè è mancato la visione della città, è mancata grandi progetti, cioè siamo una città, come dicevo all'inizio, seduta, e siamo rimasti seduti, e secondo me lo paghiamo, perché altre città nostre vicine non hanno preso tutte le opportunità. Penso alla logistica, penso a tutte delle opportunità che Chivasso ha perso in questi anni. Secondo me ha fatto quello che poteva, era una posizione divisa e la maggioranza su questo ha un po' cavalcato. Ecco. Non deve essere una persona chiusa, una persona senza legame, una persona che non abbia la capacità di cogliere le opportunità per la città.